comune di Terni, insieme alla prefettura, alla questura, alla polizia locale e ai privati, ha presentato un progetto per aumentare la sicurezza e il decoro della città di Terni. Una serie di iniziative che comprendono anche un progetto per rendere più vivibile la movida notturna, dal titolo Divertiamoci, con un regolamento d'uso delle aree interessate alla movida, il miglioramento del sistema di videosorveglianza, ma anche l'impiego di personale qualificato addetto alla sicurezza, iscritto nel registro prefettizio. Tra i provvedimenti assunti anche l'ordinanza antiprostituzione e antidegrado, con un atto di indirizzo di giunta che aumenta le sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti, un'ulteriore ordinanza definita dal sindaco come una sorta di testo unico che va a riassumere e coordinare tutte le misure per una corretta gestione della movida. Attendo una comunque risposta da parte della città, che sicuramente è disposta a accogliere un salto culturale, cioè diventare attrattivi e continuare ad essere quello che in parte siamo stati sotto il profilo del divertimento, della movida, però in un quadro di regole e tenendo conto di quelle che sono le necessità del decoro della città. Divertiamoci è un progetto che ha richiesto una serie di approfondimenti perché ha chiamato in causa vari profili di responsabilità, e questo è stato la parte più complessa del processo, che ormai ha le battute conclusive perché abbiamo messo a punto le azioni e le responsabilità di tutti. Ma questo è anche il valore aggiunto di questa iniziativa, perché segna uno scarto di cultura rispetto al tema della sicurezza, quindi c'è una condivisione di responsabilità che ha visto in campo ovviamente forze dell'ordine, ma anche i gestori dei locali, i residenti, le figure di sicurezza privata che l'ordinamento giuridico ci mette a disposizione, ma soprattutto una profonda collaborazione tra le istituzioni statali e le istituzioni locali, e quindi la questura, la prefettura e il comune di Terni, con cui il lavoro è quotidiano e improntato alla massima trasparenza e collaborazione. Quello che ci aspettiamo è la responsabilizzazione di tutti coloro che interagiscono in questo scenario, in particolare parliamo della movida, sullo sfondo della quale c'è il tema delle problematiche dei giovani, soprattutto dei molto giovani, che, come purtroppo abbiamo drammaticamente visto dalle ultime vicende, sono la componente più vulnerabile, che merita un percorso di responsabilizzazione fondato sulla responsabilità degli adulti.